Buongiorno. Buongiorno. Mi conoscete, non sono troppo ordinata, ma la cucina per me è il mio regno e quindi la cucina è sempre ordinata. Beh, già mi impegno a ordinarla. Comunque, buongiorno, si vede dagli occhi, sono le 7:30 più o meno ed è la prima cosa che ho fatto perché, cioè, no. Iniziamo la giornata per bene, Silvia. Ora apro il frigo. E da questa meraviglia tiro fuori lui, il mio overnight oats in tazza questa volta. Famoso rosmarino che a dire di tanti è immortale, ma ragazzi, non ha fatto i conti con noi. Adesso Jimmy gli ha dato il fertilizzante, l'ha rinvasato. Io vedo già delle cosine bianche lì di muffa, è secco. Non lo so, ragazzi, noi pollice direi nero. Nero. E nel loft abbiamo un mini giardinetto, ma proprio mini, davanti l'ingresso. E in realtà siamo anche super esaltati, cioè diciamo, ah, non vediamo l'ora di coltivare fiori. Ognuno che viene diciamo, no, qui fiori, piante, alberi. Sì, vedrai, sarà un seccume, sempre tutto morto. Bloomlab. Bene, ma in mano a noi non benissimo, secondo me. Comunque, buongiorno. Oggi ci riparliamo. È da un po' che non vloggo e in realtà è una cosa che odio di me, perché io amo vloggare, solo che poi mi faccio prendere da mille dubbi, perché per quanto possa sembrare sempre risoluta e tutto, su YouTube, non lo so, è un social che ho sempre amato tantissimo. Ma ammetto che mi ha sempre messo in soggezione. Molto particolare il mio rapporto con YouTube, però davvero io lo amo perché permette alle persone che creano contenuti, ai creator, di esprimersi veramente in video di 20 minuti, 25 minuti, come i miei. Riesci veramente a esprimerti, raccontarti e contestualizzare, cosa che magari su Instagram. Non c'è, e poi soprattutto penso sempre che se una persona è disposta a guardare un video di te di 20 minuti, allora ti vuole veramente bene. Quindi grazie a tutti questi, tutti voi che li guardate. Non li farò mai più corti, lo so che alcuni di voi dicono: sì, ma sono un po' troppo lunghi, non mi interessa, ci facciamo colazione insieme, i miei video sono così. Allora, sono stati giorni e settimane un po' concitate, sono stati abbastanza in giro perché un paio di settimane fa sono andata in Puglia dove ho fatto questa reunion con tutti i miei ex compagni di classe delle superiori, quindi 10 anni, alcuni, molti, quasi tutti, non li vedevo proprio da 10 anni ed è stato bellissimo. Non ho filmato nulla, sono arrivata con tutte le buone intenzioni, vlog di qua e di là, poi quando ero lì, uno, non me la sono molto sentita di puntare una fotocamera in faccia alle persone, cosa che io non faccio in realtà, cioè se guardate tutti i miei vlog cerco sempre di rispettare la privacy degli altri e raramente includo qualcuno nel video, un po' perché mi sento io in imbarazzo e un po' perché non voglio far sentire l'altra persona in imbarazzo, cioè pensate che Jimmy ci ha impiegato almeno 2 anni prima di entrare su nei canali YouTube, ora c'è sempre anche mutante, ma vabbè. Quindi ho qualche spezzettone di quello che abbiamo fatto che vi metto qua.
Why do we have a trolley here? What did you buy? Is this for breakfast tomorrow, beer? No, we just bought a bunch of stuff. Great. Yeah, there are bottled wines. Dika. Yes, son. You just get up now? Ah, you're ready. No, S in mezzo. Ah, yes. Sto male. Open, I'd rather have this or that. Yeah, that's true. Bah. Direi che Jimmy. Ci siamo. Show me, okay, and then oh, perfect. È burrata. It's a cheese. I keep thinking, like, every time I catch a pepper, I have no idea what the fuck it means. It's a type of cheese. Oh, no, but I know what it tastes like. No, but it's also like it's a. He's done being very technical. Subito dopo la Puglia, cioè letteralmente subito dopo, perché sono partita il sabato mattina da Brindisi alle 7, ho avuto la fortuna di viaggiare in fascia protetta e quindi sono riuscita a evitare lo sciopero. Quindi da Brindisi sono volata direttamente a Bologna, dove sono andata a Mirandola e nel pomeriggio ho fatto il mio TEDx Talk. Siamo pronti! Siamo pronti! Siamo nel backstage del TEDx di Mirandola. Sono la prima a salire sul palco, non con questo look, ora mi cambio, ma vi volevo far vedere un pochino di dietro le quinte, tipo questi cavi. Interessantissimo, ma soprattutto vediamo se riesco a farvi sbirciare sul palco. Se non mi uccidono, che non potrei. Ecco, guardate, siamo proprio in backstage, stanno arrivando persone. Che ridere. Lì c'è la Vale, aspetta, vediamo. Aspetta. Eccoli. Vedete la Vale Jimmy, la Vale è venuta ad assistere in prima fila. Agitata? Sì, decisamente. Adesso inizia, io vado a cambiarmi e speriamo bene. Più lo provo, più mi viene da piangere. Cioè, è tragica sta cosa. Anche la. Cioè, oh, non lo so, messa così. Respira, stai focalizzata su. No, ma è perché sono troppo focalizzata. Perché sei troppo focalizzata. Sì, c'è, cioè anche ora. Dovresti essere più. Ora anche alla fine, cioè sono lì che dico le cose e dico sti cazzo, dico sì. Però ci, cioè se viene fuori bene. Però insomma. Inizia. Io so che da quando lei è dentro io devo andare. Sì, però perché io devo profumare. Grazie. È stata un'esperienza bellissima, cioè veramente stupenda. Sono scesa dal palco e ho detto bello. Rispetto magari a quando ero all'università che dovevo fare i miei speech, magari della tesi, oppure parlare davanti alle aziende, presentare un progetto, dove mi sentivo più del tipo vai, fallo, e una volta fatto che bello, libera. Lì, cioè, sono poi scesa dal palco e ho detto bellissimo, una sensazione stupenda, un po' perché comunque parlavo di me e non parlavo di fatti, cose che magari non mi appartenevano, quindi anche sul palco, nonostante io avessi tutto il mio speech eccetera,
Però anche se lì non avevo la paura di dimenticarmi, perché ho detto, se mi dimentico io so quello che devo dire, perché sono cose in cui credo, cose che dico ogni giorno, e quindi più o meno in ogni caso in qualche modo me la caverò. Infatti ho avuto un momento sul palco in cui mi sono bloccata, però non sono andata troppo nel panico, ho detto però... Perché ho pensato, ora ci attacchi una roba, te la inventi sul momento, però poi in realtà mi è venuto tutto in mente, quindi poi sono andata dritta verso la fine. Sto molto molto contenta, emozione unica, e tutto il discorso uscirà brevissimo sui canali su YouTube in realtà, di TEDx, quindi appena verrà caricato, penso entro la fine di questo luglio, sicuramente ve lo linkerò in ogni dove, quindi seguitemi insomma anche su Instagram eccetera per non perdervelo. E poi nel frattempo siamo anche stati in Austria, ma quel vlog l'avete visto, se non l'avete visto andate a vedere l'ultimo. E infine oggi, dopo qualche giorno a Milano, cercare di sistemare il loft, questa casa che rimarrà la nostra casa fino a settembre ormai, yuppidu, yuppie, questa cosa che a Milano gli affitti vanno via veloce, è una cagata pazzesca, non è vero, perché insomma questa casa merita, ma vabbè. E nulla, quindi stiamo cercando di sistemare il loft, oggi... siamo in partenza, che novità, andiamo sul Monte Rosa, domani insieme alle guide, insieme a un gruppo di donne esploratrici andremo a scalare e raggiungere i 4000 metri, si chiama proprio il battesimo dei 4000 metri, è un experience che si può fare sul ghiacciaio del Monte Rosa, e oggi noi andremo là. E domani faremo questa fantastica esperienza. Sono molto molto eccitata, non sono assolutamente preparata perché per me è estate, quindi io sarei andata in shorts, ho visto qualche foto, ho visto la temperatura, ho detto forse no, forse è meglio tirare fuori i pantaloni da neve, che tra parentesi io è l'unica cosa che avevo già traslocato, cioè non ho traslocato nulla, qui c'è un bordello, un casino sempre, ma avevo portato una valigia, poi ho detto togliamocela di torno, tanto chi utilizza più le cose della neve a luglio? Io. Quindi ora mi tocca andare al loft col mio trolley, andarmi a fare la valigia, prendendo roba che ho già portato di là, quindi lavoro inutile, as usual, perché figurati. E poi con calma si parte. Ma già che vado al loft, che non ce la facciamo, un piccolo allenamentino, un po' di spalle, visto che domani poi si alleneranno le gambe e tutto, direi di sì. Quindi, let's go. Io comunque mi sorprendo ancora di come il 90% delle volte riesco ancora a trovare roba. Non so, ragazzi, non ne posso più. Io non ne posso più, non ne posso più. Arrivata al loft che abbiamo proprio l'altro giorno fatto pulire. E qui vedete l'angolo fitness che è quasi pronto, ci sono tutti gli attrezzi tra qua e là ancora da essere spacchettati, ma sto aspettando la carta da parati perché questo sfondo non mi piace, e il copritermosifone che so essere super anti eco-friendly, perché comunque quando metti un copritermosifone soprattutto in legno assorbe tantissimo il calore e si spende poi un sacco per pompare più energia, quindi sarà un capricalorifero che verrà posto e appoggiato solo nel momento in cui si andranno a fare i video. Invece qui tutta carta da parati e sarà bellissimo, non vedo l'ora di farvelo vedere ultimato, però purtroppo manca ancora un paio di settimane. E adesso andiamo lassù per tirare fuori queste giacche invernali. Casa in cui vai, guarda che trovi, no? Che poi quassù, non so se ve l'ho mai fatto vedere, ma quassù è un grandissimo open space sottotetto, quindi caldissimo, dove faremo deposito. Per ora abbiamo steso soltanto le giacche, eccole là, coperte, perché queste sono travi in materiale molto materico, quindi continuano a lanciare sporco e non c'è nulla da fare, cioè sono fatte proprio così. Quindi terremo tutto sempre coperto o nello scatolone che adesso stiamo costruendo, insomma. Però insomma è uno spazio veramente grandissimo per
nascondere tutto. Voglio una casa vuota e minimal. Qui può essere il disastro, non mi interessa, ma giù deve essere vuoto. Tantissimo che non vi aggiorno sulle mie verticali, quindi vi faccio vedere se riesco a filmarlo, cioè ovviamente quando filmo non viene mai, ma vediamo se riesco a farvi vedere un po' quanto sono cresciuta. Possono sembrare pochi secondi, lo sono, però cioè, la sento. È ora soltanto questione di continuare come ho fatto negli ultimi 5 anni, perseverare e sentire sempre di più la posizione, la spinta, però sono molto molto soddisfatta, devo dire. Sabato scorso al mercato abbiamo fatto il pieno di albicocche, abbiamo preso una cassetta ed era piena di albicocche, però erano quelle che stavano un po' dando via, quindi alcune erano messe bene, altre erano proprio lì lì per essere troppo mature, quindi tante le ho congelate. È estate, ragazzi, gelato time, frutta congelata, quindi io utilizzo questi sacchetti di silicone per il freezer e ho congelato le albicocche e ieri sono stata al supermercato e ho visto queste super spotty bananas che molti mi avete detto su Instagram perfette per il banana bread. Sì, però io tendo a non accendere il forno e utilizzarlo il meno possibile in questo periodo, quindi sono perfette per essere sbucciate, tagliate a tocchi e congelate per banana ice cream e tantissimi frullati, quindi let's do it! Due ingredienti, banane congelate, basta una banana congelata e un po' di frutta a piacere congelata. Io ho usato le albicocche, ma posso usare le pesche, le fragole, qualunque cosa. Frullate insieme con un cucchiaio di yogurt e la magia è fatta.